strade dissestate nei numerosi ponti del territorio urbano ed extraurbano di Alcamo, pozzanghere anche davanti a scuole e asili con conseguenti disagi. L'urgenza degli interventi da effettuare per riparare il manto stradale si ripropone, soprattutto in questi giorni di piogge che fanno sgretolare pezzi di asfalto anche rattoppato da poco tempo. E fioccano le segnalazioni da parte di utenti di Alcamondo Blog, un gruppo di mamme di bambini che frequentano l'asilo nido comunale Emilio Salgari, scrive: tutte le volte che inizia a piovere davanti all'ingresso dell'asilo, che si trova in via Segretario Carollo ad angolo con via Pirrello, si forma una vera e propria piscina e nessuno, impiegati, mamme, passanti, ha la possibilità di accedere. L'ampia pozzanghera si forma a causa di un avvallamento riscontrabile proprio in corrispondenza delle strisce pedonali. Pertanto si tratta di una chiara situazione di pericolo in termini di viabilità innanzitutto per i pedoni, ma anche per i veicoli, specialmente quelli a due ruote, perché costringe i mezzi in transito ad effettuare repentine e rischiose manovre per scansare questa piscina, come viene definita dalle signore Nadia Di Gaetano, Elena Aleccia, Sara Parisi, Marilena Cangelosi, Valentina Causa, Valentina Lociacio, Vincenza Zummo, Francesca Naso, Nadia Flores e Rossella Vicari, che hanno voluto segnalare il problema. Riceviamo anche un'altra segnalazione che testimonia la pericolosità in cui si presenta la via Allegrezza. Sono presenti buche, di cui una particolarmente profonda, scrive Ivan Bono. La lista delle strade da riparare è molto lunga e occorre tra l'altro considerare che sono in corso proprio in queste settimane interventi per la nuova rete di cavi in fibra ottica a cura della Open Fiber e che in queste ore stanno interessando anche il trafficatissimo Via d'Europa. Avviati anche i lavori inseriti nel nuovo appalto comunale da 130.000 euro per la manutenzione urgente di acquedotto e fognature. L'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Viviano replica intanto alle segnalazioni. Sono previsti lavori, afferma, in queste strade e in altre. Tra qualche giorno saprò fornire al riguardo maggiori dettagli sulle aree di intervento. Per il momento l'assessore comunque tiene a precisare: per gli scavi riguardanti la rete della fibra siamo in continuo contatto con il loro direttore dei lavori al fine di evitare di eseguire interventi in aree che poi loro dovranno scavare. Quindi stiamo cercando di coordinarci temporalmente. Aggiungo che molti dei dissesti presenti, prosegue, sono dovuti a rotture o cedimenti della rete fognaria per i quali è già al lavoro la ditta affidataria dell'incarico. Certamente, conclude l'assessore, le condizioni meteo avverse non sono propizie alla tempestività degli interventi.